Svegliati Alessandria, oggi è il 27 agosto 2020, mi trovo qui in via Chiozzetto, esattamente in quest'area qui c'era una volta, un tempo, l'ex pizzeria Riverside, un locale dove venivano tanti alessandrini a passare le loro giornate, le loro serate. Oggi invece, questo è lo spettacolo, il professore già vedo che munito di mascherina e guanti. Cosa abbiamo trovato qui, professore? Ma era tanto tempo che non riprendevamo situazioni come queste, ma stavolta ci siamo soffermati perché abbiamo notato due sacchi Ecco, il primo è questo. che solitamente vengono utilizzati per la raccolta e poi il trasporto dell'amianto presunto tale. Ecco. Infatti, da quello che si vede, naturalmente Ci deve sono essere, tutti frammenti di Eternet, presunto eh Eternet, sì, professore. deve essere valutato insieme a tutta una serie di altro materiale scaricato clandestinamente qui in questo luogo che ormai è diventato una succursale delle discariche dell'AMIU, perché alcune cose evidentemente hanno l'aspetto di essere qui da tanto tempo, quindi c'è l'accumulo, il fattore accumulo, il fattore finestra rotta, che dove si costruisce, si impianta una discarica abusiva, poi successivamente anche altri ne usufruiscono e quindi vengono tranquillamente. Ormai sanno che si può fare. Ecco l'altro saccone, C'è tutto però uno scarto di materiale edilizio. sì, tu l'hai guardato, cosa c'è qui dentro? Ma materiale edilizio di scarto non mi sembra presunto Eternit. Comunque. Comunque qui è sempre il solito problema della sorveglianza, perché la sorveglianza è quella che può prevenire. La sorveglianza vuol dire documentare. Documentare significa attrezzarsi di impianti di fototrappole o qualcosa del genere. Non so, per venire qua bisogna passare su un sottopasso, no, su un sottocavalcavia, diciamo. Basterebbe metterla lì sopra e vedi, eventualmente riesci anche a individuare. Comunque bisogna farle le cose, non solo dirle. Lasciarla qui, tutta questa roba che cosa attirerà, professore? Attirerà altre persone e altre situazioni di scarico abusivo. E naturalmente accumulo di sostanze che possono essere molto pericolose. E quindi noi, non so, invitiamo, segnaliamo. Vediamo qui il passaggio della campionessa olimpica Valeria Estraneo, che si allena da queste parti. Abbiamo avuto anche la soddisfazione, professore, di riprenderla di spalle. Certo che allenarsi, venire a correre da queste parti e notare tutto questo schifo fa veramente impressione, ecco. Va bene, a questo punto non vi angustiamo più. E da qui, dalle rive del Bormida, con un cielo costellato da piccole nuvole che Eh già, prossimi giorni sono previsti temporali, professore. riprendi un po' questo bel cielo che almeno ci fa lievitare ad altri pensieri. Ecco. Il grano turco è pronto per la raccolta. Ecco qui il grano
grano turco. Le pannocchie sono pronte per essere raccolte, mietute, e a questo punto, con quest'aria ancora calda, ma che ormai annuncia la prossima stagione, almeno impercettibilmente, io vi saluto e arrivederci a tutti. Svegliati, Alessandro.